Ok, buonasera a tutti, lunedì 18 febbraio 2008, eccoci giunti a questo appuntamento con la didattica 25. Questa sera sarà presentato da me, Stefano Bargiacchi, profe, il nuovo modo di visualizzazione grafica che si chiama Dispersione Tick, ispirato al Market Profile e che potete già vedere appunto sui vostri schermi. Ognuno di questi diciamo, accrocchi, o meglio profili, appunto, rappresenta una giornata. Il market profile viene visualizzato unicamente a livello giornaliero e ognuna di queste è appunto lo sviluppo di una giornata di trading. Il time frame è 30 minuti, nel senso che, come alcuni di voi sapranno, lo sviluppo all'interno della singola giornata avviene per blocchi di 30 minuti. Quindi questo qui è il profilo di oggi e, evidenziato dai divisori, il profilo di oggi è rappresentato appunto da un insieme di segmenti, ognuno avendo una durata, ripeto, di 3 minuti. Questo qua, vedete, è il profilo di ieri, quindi ogni giornata ha un diverso profilo, ieri l'altro e così via. Allora, la prima cosa che salta subito all'occhio per alcuni utilizzatori del market profile con altre piattaforme è lo storico. Vedete ad esempio qui, e ripeto, ho fatto uno storico solo di 30 giorni, ma si può andare indietro anche di molto più tempo. Avete possibilità di visualizzare, abbiamo direi meglio, la possibilità di visualizzare uno storico del market profile di tantissime sessioni. Sapete benissimo che altri software hanno dei grossissimi limiti, come quello di avere solo 2-3 giorni di storico, cosa che rende praticamente inutilizzabile la teoria del market profile. Questo è veramente un elemento che rende il market profile molto più utilizzabile in questa appunto in questa visualizzazione grafica chiamata appunto dispersione tick. Comunque cerchiamo di andare con ordine. Allora, tutto il discorso nasce dalla teoria appunto del market profile che dà, come ricorderanno alcuni di voi dall'altro video live che avevamo fatto, una tridimensionalità alla seduta di trading, a quello che accade sui mercati. Quindi, ecco, ricordo a chi non l'avesse visto che c'è una registrazione di introduttiva sul market profile, sempre un altro video live disponibile. Passate dal mio sito, qui a destra, Seminari Profe Online. E in fondo trovate tutte le registrazioni del market profile, anche questo qua, vedete, verrà messo qua in questo elenco, e questo del 17 gennaio era un'introduzione al market profile. Dicevamo appunto il market profile che fornisce una tridimensionalità alla dinamica dei mercati, alla dinamica dei prezzi. Vediamo in che modo. Allora, in pratica abbiamo, e tradizionalmente, sull'asse orizzontale il tempo, e sull'asse verticale i prezzi. La novità è che la profondità, l'area di questi profili è data appunto dal volume. Quindi abbiamo su un unico grafico, capiamo, tre grandezze rappresentate insieme che sono, ripeto, e tradizionalmente in orizzontale il prezzo, scusate, il tempo, in verticale il prezzo e poi l'area di questo qui che è il profilo, che rappresenta appunto il volume. Quindi abbiamo un nuovo modo appunto di rappresentare insieme queste tre grandezze. Quindi salto tutta la parte introduttiva, ma capiamo e ricordiamo, poi avremo tutto il tempo di andarci a rivedere la registrazione disponibile, come sempre gratuitamente, come lo sarà anche questa stessa puntata. Ecco, dicevo, andiamo a vedere quindi e per primo il discorso dei settaggi, dove, lo ripeto ancora perché è fondamentale, deve esserci un profilo per ogni giorno, composto da segmentini colorati della durata di un'ora ciascuno. Questo che cosa significa? Di mezz'ora ciascuno. Significa che il default del grafico sarà il 30 minuti, senza altra possibilità di scelta, perché, ripeto, il market profile nasce e muore, cioè nel senso inizia e finisce su questo time frame che deve essere necessariamente a 30 minuti e va a formare con blocchi, come vedete, quasi di 3 minuti, il profilo della giornata.
Andiamo ad analizzare un pochino meglio il discorso. Chiaramente questo qua è il nostro S&P MIB Future, ma può essere fatto il discorso Market Profile per qualunque tipo di strumento, quindi azioni, future. Prendiamo per esempio Fiat e vediamo come verrebbe il Market Profile per quanto riguarda Fiat. Allora, di nuovo il grafico, andiamo a visualizzare appunto. Facciamo sempre, prendiamo un 30 giorni di storico, ma ripeto, si può andare anche molto più indietro. Ecco, guardate, questo è il market profile sui Fiat. Sono veramente emozionato per vedere il lavoro che è stato realizzato da TraderLink e Visual Trader, e che tra poco sarà disponibile per tutti, prima nella versione beta, poi nella versione definitiva. Guardate quanto storico avete del market profile, ogni profilo è una giornata, poi impareremo col tempo, chiaramente faremo parecchie corsi, seminari e quant'altro sul market profile, a interpretare anche proprio l'andamento dei prezzi, quindi non solo i singoli profili, ma anche l'andamento dei prezzi su uno storico così ampio, cosa assolutamente indispensabile per non rendere completamente inutilizzabile questo strumento. Ecco, vedete poi andando a stringere che abbiamo il profilo della singola giornata anche su, scusate, questo è di nuovo il FIB, perdonatemi, è l'emozione che mi ha causato, comunque anche su, dicevamo, Fiat per esempio, abbiamo la possibilità di andare a vedere, scusatemi, il market profile. Ok, eccolo qua. Ce l'ho fatta, questo è Fiat, solito storico, proviamo ad allargare, ok, e vedete come ogni profilo rappresenta una giornata, questo è l'andamento, ripeto, dei prezzi, visualizzare il market profile su uno storico che può essere amplissimo, e poi vediamo andando a stringere come, vedete, visualizzano i singoli profili. Ecco, qui addirittura arriviamo poi al discorso delle letterine che andremo a spiegare tra un attimo. Quindi, ripeto, notate come dal singolo profilo si può poi arrivare, stringendo, ad avere tutto lo storico, fino appunto a uno zoom che ti consente di andare a vedere il dettaglio massimo, cioè quello delle lettere. E andiamo a vedere subito che cosa significano anche queste lettere. Allora, ogni lettera, per esempio la A, vedete la B, vedete la C, rappresenta appunto una mezz'ora di tempo. Quindi ecco perché il market profile pretende ed esige che il settaggio sia all'interno del profilo, che è solo e sempre giornaliero, di 3 minuti. E ogni lettera rappresenta appunto un blocco da 30 minuti, quindi qui abbiamo la freccetta verde, quella che è l'apertura, quindi la freccetta verde rappresenta la open, e la A è una lettera che viene scritta su tutti i prezzi battuti durante appunto la prima mezz'ora. Quindi Fiat ha aperto qui e nella prima mezz'ora, vedete, è salita fino ad arrivare a questo prezzo. Poi magari è scesa di nuovo, non lo sappiamo, ma il fatto che sia così confinante, cioè B è la lettera successiva alla A, significa i prezzi che sono stati battuti nella seconda mezz'ora, quindi possiamo intuire, prevedere che nella prima mezz'ora il mercato, interpretare che nella prima mezz'ora il mercato è andato di qua, per poi proseguire al rialzo e poi iniziare a scendere, vedete la B, la seconda mezz'ora, ha registrato tutti questi prezzi fino qui. Poi vedete che c'è la C, questa è la terza mezz'ora, dove posso ipotizzare che il mercato abbia fatto così. La D, vedete, quarta mezz'ora, la E e così via. Chiaramente ogni volta che il prezzo ripassa davanti ad un prezzo appunto che è già stato tutto nelle mezz'ore precedenti, c'è una sovrapposizione delle lettere, mentre ecco qui la B da sola come la M da sola, questo ci fa capire che nel periodo M, queste sono chiamate single print, cioè delle letterine singole, come le due di qua sopra, il prezzo vuol dire che è passato davanti a questi livelli soltanto una volta, come nell'ambito di una sola mezz'ora, di un solo blocco da mezz'ora. Poi,
questa continua sovrapposizione di letterine, poi a fine giornata alla costruzione del prefillo. Fine giornata che finisce, lo vedete qua, con il periodo S in questo caso, e intuiamo la freccetta blu rappresenta ovviamente la chiusura. Quindi, se vogliamo poi andare a stringere, fare la lettura su più giorni, ecco, vediamo come il profilo viene chiaramente semplificato. Ecco, abbiamo messo, se vedete, dei colori, proprio la A in rosso, la B in un rosso un po' più chiaro, la C un po' più chiara e così via, la E, tutto il blocco E, F, G, che è diverse tonalità di verde, poi diverse tonalità di blu e così via, in modo che quando andiamo a vedere il grafico su più giorni, intuiamo una sia interpretazione del movimento dei prezzi, che può essere analogo a quello delle candele, se volete, o i grafici tradizionali a barre, e sia un'interpretazione dei singoli profili, perché? Perché sappiamo che la mattina c'è rosso, poi diventa verde, poi diventa blu, cioè c'è una sequenza, vedete, nelle sture dei colori, che poi col tempo ci permette di abituarci a questa cosa e di intuire che a colpo d'occhio la mattina rossa siamo stati qua e il pomeriggio abbiamo chiuso qui dove c'è il blu viola e questi colori. Secondo me è una cosa molto utile. Ripeto, e ha studiato il market profile, chi conosce il market profile sa e può già apprezzare questa cosa dello storico, guardate che importanza ha avere tutto questo storico per poter dare una lettura, un'interpretazione dei grafici su più giorni. Questa è una cosa realmente importante. Allora, adesso mi fermo un attimo perché vorrei dare spazio alle domande per capire se avete, dalla mia spiegazione, compreso a grandi linee questa cosa delle lettere, che direi essere una cosa abbastanza importante. Allora, ripeto, se ci sono domande sul modo di costruzione dei profili, cioè questi blocchi da mezz'ora, ad ogni mezz'ora è stata data una lettera, sequenzialmente ABCDE, e a questa lettera, questa lettera è stata scritta, diciamo, ogni volta che il prezzo è passato davanti da un certo livello. Finita la mezz'ora si passa alla lettera successiva, poi alla successiva, poi alla successiva, e così a fine giornata abbiamo questo profilo formato proprio dal fatto che davanti a uno stesso prezzo il profilo è appunto passato più volte. Scusate, il prezzo è passato su un certo livello più volte andando a ingrossare il profilo, quindi l'area, capite che significa volume, e invece i prezzi sui quali siamo passati una volta sola nell'ambito di una mezz'ora sono aree che, ripeto, andiamo a considerare come a basse volume. Come utilizzarlo in real time lo vediamo dopo. Chiedevo solo, misura tanto i tick e non i volumi, i volumi verranno aggiunti in seguito, ma c'è per ora un'ottima approssimazione, nel senso che è chiaro che un prezzo sul quale passa e ripassa durante la giornata più volte, andando a formare un'area più ingrossata, perché ricordiamo che il market profile ci rappresenta a livello di area il volume, questo viene ben approssimato dalla cosa delle lettere. Ecco, per quanto riguarda il discorso dei volumi, per quanto riguarda il discorso dei volumi, lo stesso James Dalton, libro importantissimo, la pietra miliare, si intitola Minds Over Markets, pietra miliare del market profile, fa tutta una sezione del libro dedicata appunto al discorso volumi, ma poi conclude dicendo che si può ben approssimare tramite appunto il profilo basato unicamente sui tick, cioè sui prezzi battuti, l'andamento dei volumi. Quindi per ora i volumi non sono stati inseriti in prima versione del market profile, proprio perché stesso James Dalton dice e ammette che comunque vengono ben approvati. È chiaro che non è la stessa cosa, però, ripeto, se uno dei maggiori studiosi del market profile, come appunto James Dalton, dice e ammette che sostanzialmente l'andamento può essere ben approssimato, possiamo per ora accontentarci di questa prima versione. Questo sacrificio è stato fatto proprio per arrivare a una versione altamente utilizzabile, a una versione estremamente leggera a livello proprio di pesantezza di programma, eccetera, eccetera, e poi in futuro chiaramente verranno inclusi anche i volumi e quant'altro. Ma ripeto, lo stesso, uno dei più grandi studiosi del market profile, ammette che l'andamento del profilo basato sui tick ben approssima, per i fini poi e gli utilizzi che dobbiamo fare, il discorso volumi.
Mi viene fatta un'altra domanda: quando sarà disponibile la beta che permetta questa visualizzazione? Allora, per poter vedere questa visualizzazione, per vedere la beta dovete andare su info, per chi non lo sapesse, ultime versioni di VT, nuova versione in beta test, qualche giorno sarà disponibile per tutti. Ripeto, lavorandoci praticamente giorno e notte, avete visto, io ho anche sospeso l'attività sul mio sito a livello di analisi quotidiane, rimane invece l'analisi scritta quotidiana, l'ho sospesa, invece l'analisi a livello video, quella delle 15 di ogni giorno, sempre con me Stefano Bargiacchi, qui su sul video live di Visual Trader, quella rimane, però dico, stiamo appunto lavorando giorno e notte su questo market profile per renderlo disponibile in beta appena appunto saremo arrivati, ma sostanzialmente lo vedete, ci siamo, ad un risultato accettabile per i beta tester. Uso il plurale, ripeto, perché ho contribuito a questo grafo dispersione TIC, anche se ovviamente la gran parte del merito va a Traderlink, a Visual Trader e ai programmatori, che veramente ringrazio, in particolare Paolo Pena, che oltre che essere un mio amico, una persona splendida, ha lavorato molto bene sulla realizzazione di questa dispersione TIC. Quindi tra poco, ripeto, sarà disponibile per tutti. La versione intesa T3 non ce l'ha perché siamo ancora in una beta, chiaramente andando più avanti sarà disponibile per tutti. Bene, vedo che la cosa delle lettere più o meno è stata capita. Il market profile è utile sia per un utilizzo di trading intraday, sia per un utilizzo di trading multiday. La versatilità del market profile è proprio questa, cioè il fatto che a mercati chiusi si può fare un'analisi della singola giornata, prendere poi i livelli di supporto e resistenza utilizzando la singola giornata, oppure andando su più giorni, vedete, e questo può essere un utilizzo, ripeto, multi-day. All'interno invece della stessa giornata può essere, ed è estremamente utile, andare a vedere come il profilo si sviluppa, cioè vedere materialmente, questo è l'utilizzo intraday prezzimo del market profile, andare a vedere come la sequenza delle lettere, ABCD, ho cercato di spiegare prima, si sviluppa e da lì trarre indicazioni operative molto molto importanti. Quindi ripeto, gli utilizzi del market profile sono: uno, multi-day, andando a vedere, come potremo fare adesso a mercati chiusi, un discorso di storico, un discorso di supporti e resistenze che poi ci possono servire anche il giorno dopo in appunto trading intraday oppure anche su time frame elevati tipo settimane eccetera eccetera, e poi c'è l'utilizzo intraday del market profile che prevede appunto l'osservazione e lo sviluppo del profilo. Ripeto, questo è uno strumento che affianca la vostra operatività tradizionale, quindi non è che il market profile da solo ci dà il segnale piuttosto che l'entrata, l'uscita, lo stop loss e quant'altro, è uno strumento che va a inserirsi perfettamente e a supportare quella che è la vostra metodologia, qualsiasi essa sia, e questo è il bello perché vi dà una lettura del mercato ulteriore, è uno strumento che quindi si affianca a quella che è la vostra tecnica, ripeto, e metodologia esistente, e anche l'utilizzo intraday è un utilizzo che, diciamo, visto che il profilo potete intuire si aggiorna a blocchi di mezz'ora molto lentamente, ecco, l'utilizzo intraday non deve essere un utilizzo inteso nel senso che uno guarda esclusivamente il profilo, ma anche in intraday lo abbina a quella che è operatività. Qual è il bello del market profile? Il bello del market profile è che è uno strumento utilizzato da istituzionali, market maker, hedge fund, e scarsamente conosciuto dalla clientela retail, cioè da noi trader privati. Non a caso in Italia è uno strumento che da un anno a questa parte io mi sto veramente prodigando in ogni modo per fonderlo, e possiamo dire che fino all'anno scorso era veramente sostanzialmente sconosciuto ai trader privati, e grazie anche al mio impegno e grazie a Visual Trader, dove ho trovato veramente delle persone in grado di comprendere l'importanza di questo strumento, siamo arrivati a rendere disponibile
questa dispersione TIC, che è appunto questo grafico ispirato alla metodologia del market profile. Ecco, quindi che lo strumento andrà ad aggiungersi, ed è, io dico, quasi una necessità, a quella che è la vostra metodologiale. Quindi direi molto molto bene questo discorso. Allora, proseguiamo con il discorso delle resistenze e dei supporti. Allora, guardiamo di nuovo soltanto oggi e vediamo per esempio Fiat, l'S&P MIB, quello che volete. Vedete, questa è stata la giornata di oggi. Allora, cerchiamo di interpretare ancora un pochino meglio appunto quello che sono i vari simboli. Abbiamo detto che abbiamo con la freccetta verde l'open, quindi l'apertura, con la freccetta blu la chiusura. Notate che adesso continua a spostarsi perché apre l'after hour, quindi vedete c'è questo discorso di osservazione del profilo che si forma, che però vedete è una cosa che va avanti molto lentamente, quindi uno non può operare in intraday soltanto guardando il profilo, ma il profilo va ad affiancare quella che è la nostra operatività normale, quindi si tiene, diciamo, un po' sullo sfondo per vedere durante la giornata come si sviluppa il profilo, che vedete nello svilupparsi molto lentamente dà anche a chi è un trader, diciamo part time, o meglio a chi ha altri impegni durante la giornata, la possibilità di seguire il mercato e sapere che cosa sta succedendo senza avere l'obbligo di seguire in ogni istante il mercato, quindi uno strumento molto utile anche per chi non ha la possibilità di seguire minuto per minuto e in tempo reale, costantemente durante la giornata, gli accadimenti di mercato. Allora, dicevamo, freccetta verde l'apertura, freccia blu la chiusura, poi vediamo due barre verticali. Allora, una blu, dunque quella blu rappresenta quello che è chiamato nella teoria del market profile initial balance, o meglio, equilibrio iniziale. Sarebbe il range della prima ora, perché vedete che va a coincidere con A, la prima mezz'ora, come dicevamo prima, e B, la seconda mezz'ora. Quindi sostanzialmente voi con la righetta blu avete la linea verticale blu, la rappresentazione grafica immediata di quello che è il range della prima ora. Perché questo? Perché nella teoria del market profile c'è l'esigenza di distinguere i trader intraday da quelli che operano negli altri time frame. Tutti questi concetti sono concetti tipici della teoria del market profile, sul quale io ho scritto moltissimi. Quindi, chi non comprendesse questi concetti, sui quali abbiamo dedicato altri video live e molta parte del mio lavoro, un anno a questa parte, può andare sul mio sito, non lo dico per pubblicità, ma perché c'è molto materiale gratuito che ho reso disponibile in quest'anno di lavoro finalizzato la diffusione di questo strumento. Quindi mettete profile su Google, poi barra laterale destra, sotto vedete i post significativi, dove metto quelli più interessanti, quelli che ritengo più importanti. Andiamo a vedere tutto sul market profile, trovate molto molto materiale gratuito, tra cui dei miei articoli dove appunto cerco di spiegare la teoria del market profile, le mie slide caricabili gratuitamente dove presento il market profile, un sacco di materiale in inglese, come questo manuale market profile completamente gratuito di circa 300 pagine, e tutto quello che c'è, diciamo, da sapere per studiare il market profile. Il sito di James Dalton, citato prima e scrittore del grandissimo libro Minds Over Markets e Markets in Profile, libri che appunto trattano, sono un po' la Bibbia, le Bibbie, se si può usare il plurale, l'Antico, il Vecchio e il Nuovo Testamento, e il mio seminario e quant'altro, insomma tutto quello che c'è da sapere per quanto concerne il market profile. Ecco, dicevo allora che questo range della prima ora è importante perché appunto nella del market profile si ipotizza che durante la prima ora, è chiaramente una semplificazione, operino trader intraday. Che cosa significa? Significa che se noi vediamo che durante la giornata si esce, vedete il range della prima ora come è chiaro, no? Con questa barrettina blu, nel momento in cui si esce dal range della prima ora, l'ipotesi è che siano intervenuti i trader con i più elevati dell'intraday. Quindi se e fin quando si rimane entro il range della prima ora, guardate ad esempio questo profilo,
Ecco, vedete che ci sono state delle escursioni al di fuori del range della prima ora molto ridotte. Questo che cosa significa? Che prevalentemente in una giornata come questa hanno perso intraday. Altre giornate come ad esempio questa, dove il range della prima ora è stato rotto e poi c'è stata, vedete, una discesa, una ricollocazione su prezzi più bassi, ci indicano una presenza dei trader che hanno altri time frame, cioè time frame superiori all'orario. Ecco come il market profile riesce a visualizzare diversi operatori, distinguendoli appunto per time frame. Ovviamente sappiamo che più ampio è il time frame, più ampia è la capitalizzazione degli operatori. Questo è uno degli argomenti di cui ho parlato anche nell'ultimo video live settimana scorsa, quello domande e risposte, di cui potete andarvi a vedere la registrazione qui. Quindi, statuito che, e sappiamo, più ampio è il time frame in quale si opera, più ampia è la capitalizzazione dei trader, degli operatori, siano essi trader privati, istituzionali, hedge fund, market maker, bank e quant'altro, allora che cosa significa? Che il trader intraday è probabilmente, a buona approssimazione, un trader che ha una capitalizzazione minore del trader su time frame più lunghi, pensiamo a Warren Buffett, pensiamo a George Soros e quant'altro, ovviamente sono più capitalizzati e quindi nel momento in cui usciamo da quello che è l'initial balance, cioè il range della prima ora, sappiamo che sono intervenuti i tre altri time frame, dei time frame più ampi, quelli più capitalizzati, quelli che più facilmente hanno ragione, nel senso che è meglio mettersi sulla loro scia nel momento in cui questi intervengono e ovviamente non contro di loro. Perché? Perché sono più capitalizzati. Ecco, vedete come il profilo ci dia proprio modo di comprendere queste sfumature importanti. E tutto grazie a questa ipotesi, quella dell'initial balance, quella che nel range della prima ora operino fondamentalmente, e per approssimazione ovvia, prevalentemente i trader intraday. Ok, adesso andiamo a vedere che cos'è questa righettina rossa. La righettina rossa è value area, l'area del valore. Che cosa significa? Significa l'area, lo capiamo molto bene da questo esempio, dove c'è stato la maggior parte del volume per quanto riguarda quella giornata. L'area, il 70% del volume si è svolto da qui a qui per quanto riguarda questa giornata. Questa è l'area del valore, value area, all'interno della quale vediamo una freccetta in rosso che rappresenta il point of control, cioè il POC, P-O-C, point of control, punto di controllo, ovvero il punto dove si ipotizza c'è stato un controllo da parte degli operatori, nel senso la maggior parte del volume. Perché? Perché è all'interno del POC, della, scusate, value area, all'interno dell'area del valore, la riga più lunga, molente. In questo caso vedete che ce ne sono due, quindi si prende quella più vicina al centro dell'area del valore. Allora ripeto di nuovo, l'area del valore, poi ripeto su questo anche i miei articoli, il video live precedente e quant'altro ci permette di andare a approfondire tutti questi temi. La puntata di oggi verrà resa disponibile già da domani mattina, quindi potrà essere rivista con calma, andate a vedervi il materiale sul market profile, poi rivedendo questa stessa puntata potrete comprendere meglio molti concetti che stiamo trattando insieme. Ripeto, sul sito trovate veramente tantissimo materiale sul market profile, perché è da un anno che mi sto prodigando e sto dedicando gran parte del mio lavoro proprio alla diffusione di questo strumento, perché so che dà una visione dei mercati unica, so che dà una visione dei mercati da professionista del trading, e vi basti sapere, per questo dico e vorrei che ognuno di voi includesse il MAEL nella propria metodologia, i market maker, gli istituzionali utilizzano ogni giorno questo metodo, e questo è un motivo per cui, solo per quello, noi dobbiamo necessariamente implementarlo nella nostra strategia. Non a caso era uno strumento scarsamente conosciuto ai trader privati, facile chiedersi il perché. Da oggi è disponibile per tutti noi. Questo è veramente un enorme passo avanti. È ovvio che c'erano altre piattaforme americane che disponevano di questa visualizzazione, ma a costi veramente molto elevati, mentre questo verrà incluso nel Visual Trader, che
come sempre, è un software, secondo me, molto molto avanzato e che ha un rapporto qualità-prezzo veramente e realmente favorevole. Non è pubblicità, è il mio pensiero ed è il motivo per cui io collaboro con Traderlink, perché ha veramente un prodotto assolutamente superiore e per un prezzo che imparerete, chi di voi non lo conosce già, ad apprezzarlo, è veramente un prezzo stracciato. Detto questo, allora, l'area del valore, barrettina rossa, è quella dove si trova la maggior parte, cioè il 70% del volume per quella giornata. All'interno di questo abbiamo il punto di controllo, point of control o POC, che è il punto più esteso, il punto dove c'è stato più volume all'interno dell'area del valore. Allora, riassumo di nuovo, abbiamo l'apertura in verde, la chiusura in blu, l'initial balance o range della prima ora in barra blu verticale, barra rossa verticale, l'area del valore all'interno della quale c'è il punto di controllo. Guardate, quando andiamo a stringere e interpretare il discorso su più giorni, come si riesce a vedere quasi a colpo d'occhio il POC, l'area del valore e l'initial balance. È molto molto utile avere proprio la visione a colpo d'occhio di questi punti. Guardate, anche quando andiamo su giorni, adesso voglio farvi vedere lo storico più ampio, quindi qui è 30 giorni, ma si può andare indietro, non so, di 2 mesi per esempio, e sappiamo come molte altre piattaforme non riescano a visualizzare più di 2-3 profili, ci sono delle piattaforme che sono anche molto care, riescono ad avere uno storico di 2-3 profili, una cosa così che è assolutamente insufficiente ai fini degli utilizzi della teoria del market profile. Guardate Visual Trader, qui abbiamo 2 mesi di storico e guardate come impareremo poi insieme anche nei prossimi video live, nei prossimi corsi, all'ITF a Rimini, dove avremo una ampia parentesi dedicata al market profile, dove avrò modo di farvi vedere l'utilizzo anche operativo di questo strumento fantastico, ma guardate come e veramente com'è venuto bene, è bello veramente questa visualizzazione, storico ti dia modo di vedere le aree ad alto volume, le giornate dove il volume si è diviso su più prezzi e così via, a colpo d'occhio su ad esempio 2 mesi o ancora, si può anche fare un'ampiezza maggiore, prendiamo per esempio 3 mesi, 6 mesi, 10 mesi, insomma quanto indietro il 30 minuti, guardate, questo è stupendo. Io veramente vi dico, imparerete ad apprezzare questo strumento perché solo questo, questa visione proprio temporale di tanti profili per tanti mesi, ogni profilo vale un giorno, ricordiamolo, ci dà uno strumento di enorme valore. Poi avremo modo di parlarne e di approfondire. Spero veramente che riusciate ad apprezzare, perché è veramente con orgoglio ed emozione che vi parlo di questa cosa, che è veramente uno strumento stupendo. Allora, prendiamo ad esempio un pochino di giorni, allora che cosa vediamo? Io posso andare, se domani voglio operare su FIA, un pochino a parlare di qualcosa di un pochino più interessante, mi vado a segnare le aree ad alto volume e ricordiamo che, poi possiamo andare a rivedere tutto il materiale sul market profile sul sito, comunque le aree ad alto volume sono aree dove è previsto un eventuale rallento, mentre le aree a basso volume sono le aree dove c'è prezzo. Quindi da oggi non utilizzeremo più le linee blu perché abbiamo il market profile, le linee blu ci sono servite per introdurre questo discorso, le abbiamo usate qualche mese, ma noi da oggi le aree ad alto volume e a basso volume le guarderemo dal profilo. Quindi, per esempio, io vedo che qui sopra, e guardate com'è immediato, ho un'area a basso volume, quindi domani, per capirci, se il prezzo salirà, io so che qui prima e qui prima, e volendo anche qui, c'è tutta una zona di rigetto, basso volume significa rigetto, ricordate? Quindi, molto semplicemente, e già operativamente, noi domani sappiamo che se Fiat inizierà a salire, queste sono tutte zone a basso volume, zone che rappresentano il rigetto. Che cosa significa rigetto? Che prezzo, nel momento in cui approccia queste aree, o viene immediatamente rigettato verso il basso, questa è l'area di rigetto e il suo effetto a livello di supporto-resistenza, oppure
asse permane su questi livelli, la stessa area di rigetto è cancellata perché? Perché si andrà a creare volume in quella zona. Per capirci, ad esempio, vedete qui, avevamo un'area di rigetto, il prezzo è andato in questa zona, è rimasto creando volume, lo vediamo molto bene dal profilo in questa zona, quindi l'area di rigetto è cancellata e quella è diventata un'area ad alto volume. Quindi capite come da oggi tutto il lavoro di interpretazione che è stato importante, propedeutico, fatto con le linee blu, diventa immediato, semplicissimo e assolutamente leggibile grazie appunto a questo grafico di dispersione TIC che ti visualizza le aree ad alto volume e le aree a basso volume in maniera immediata. Le aree a basso volume rappresentano il rigetto, abbiamo capito in che modo, quindi se domani vediamo sotto un'area a basso volume, il prezzo scenderà, è ovvio che mi aspetterò o un immediato rigetto verso l'alto o se il prezzo permanesse in quest'area, quindi se non ci fosse quell'immediato rigetto, una cancellazione del volume. Questo per le aree a basso volume. Per quanto concerne le aree ad alto volume, invece, sappiamo e ricordiamo, ripeto, presumo che abbiate già visto le vecchie puntate del video live o letto il materiale qui sul sito, che da un anno viene reso disponibile per diffondere la teoria del market profile, le aree ad alto volume sono aree di rallentamento. Che cosa significa? Che, ipotizziamo domani, il prezzo sale, se viene respinto verso il basso, io so che qui area ad alto volume, e me lo scriverò, sarà un rallentamento, cosa importantissima, capite? Perché? Perché ad esempio se io sono long e ho uno stop loss sotto un'area ad alto volume, da combinare gli stop loss tradizionali che utilizzate sui grafici a barre o a candele, ho una protezione in più, perché? Perché ripeto, so che le aree ad alto volume rappresentano un rallentamento dei prezzi. Detto area a basso volume, guardate come sono visibili e guardate che importanti danno dell'ambiente di trading. Io se vado su più giorni, capite perché lo storico è importante, ragazzi e ragazze ovviamente, perché io se ho solo 3 giorni di storico, qui non so che c'è un'area a basso volume, perché non la vedo e allora diventa completamente inutilizzabile un market profile che mi dà 3-4 giorni di storico, mentre qui io so che se mai saliremo in questa zona, qui c'è un'area a basso volume, quindi un'area di letto, e poi di nuovo qua sopra c'è un'area dove c'è stato del volume, qui di nuovo rigetto, lo vedete, qui di nuovo area a basso volume, ad alto volume, e così via, posso andare indietro di anni, ok? Qui c'è stata un'area ad alto volume, e così via, è ovvio che se io ho solo 3 giorni non posso vedere tutte queste cose, che so, queste cose solo per ieri l'altro, cosa che rende completamente inutile e inutilizzabile lo strumento. Benissimo, andiamo avanti. È chiaro che stiamo facendo un'introduzione al market profile, dedicheremo altre puntate, dedicheremo dei seminari, dedicheremo dei corsi. Uno degli appuntamenti cardine del prossimo ETF sarà proprio questo market profile. Quindi abbiamo tutto il tempo di approfondire il discorso. Ripeto, iniziate dalla marea di materiale disponibile sul sito, mettete profile su Google, market profile, cioè sulla barra laterale destra, vedete qua in tutta evidenza tutto su market profile, arrivate su questa pagina e ci sono quintalate di materiale interamente gratuito per imparare moltissime cose del market profile. Ok, e poi andare a utilizzare sul nostro Visual Trader, che da oggi include questo fantastico grafico di dispersione TIC, appunto, rappresenta il market profile. Ok, allora cerchiamo di, dopo aver parlato dei supporti e delle resistenze, andare a distinguere i vari tipi di giorni. Questo lo possiamo fare appunto quando abbiamo tanto storico. Come vedete, ci sono 2 tipi di giornate: una giornata molto allungata e la giornata più cicciotta, la giornata dove il profilo è più grassoccio, come ad esempio oggi, come ad esempio questo profilo qua. Questo. Vedete la differenza tra giornate in cui tutta l'azione si svolge in pochi prezzi e giornate in cui c'è stato un allungamento del profilo. È chiaro che i famosi trend day, quelli dove si utilizza la strategia momentum, sono quelli così, dove il profilo assume una forma allungata,
nel corso della giornata. Allora, qual è, dicevamo prima, l'utilizzo intraday del market profile? È cercare di prevedere quale sarà la forma del profilo. Perché? Perché se io prevedo che la forma del profilo sarà questa, ho un'operatività di tipo breakout o momentum o trend following, se so e intuisco, e ci sono i modi per intuirlo e ne parleremo, che il profilo a fine giornata risulterà così, l'operatività sarà di tipo swing, l'operatività sarà di tipo, erroneamente chiamata controtrend, ma in realtà di tipo swing. Sapete quanto sia importante riconoscere l'ambiente di trading. Ecco, grazie a questo voi potete, nell'utilizzo intraday del market profile, cercare di prevedere il tipo di giornata che sarà e quindi adeguare la vostra operatività di conseguenza. Benissimo, andiamo a fare quindi rapidamente un altro esempio per quanto riguarda il FIB. Vedete, oggi non è successo niente, l'America chiusa, Minga chiusa, il nostro S&P MIB ha un profilo bello cicciotto, lo capiamo. Guardate l'area del valore che è a metà del profilo, quindi una situazione molto equilibrata. Vedete l'initial balance, cioè il range della prima ora dal quale siamo usciti. Ricordate, stamattina c'è stato un breakout e poi c'è stato un consolidamento, lo ricorderete, durante la giornata con una chiusura qui. Consolidamento vuol dire volume, vuol dire accettazione, quindi il breakout di stamattina è stato in qualche maniera accettato. E vedete come si vede tu a colpo d'occhio. La chiusura è avvenuta al di sopra di questo livello, però sostanzialmente è una giornata bella cicciotta, con un range contenuto, quindi non è stato certamente un trend day, ma una giornata dove si poteva operare con un'operatività prevalentemente di tipo swing. Guardate rispetto a ieri, notate come è più allungato, notate come in una giornata così abbiamo avuto l'initial balance, guardate come si vede tutto a colpo d'occhio. Il mercato è un libro aperto con il market profile. Nessuno di voi deve permettersi da domani di andare sul mercato senza avere la visione che vi dà solo e soltanto il market profile. E sarà disponibile appunto grazie a Visual Trader con questo grafico dispersione di tipi. Scusatemi l'enfasi, ma è veramente importante. Voi non avete idea di come abbia una visione del mercato unica che hanno gli istituzionali, che hanno gli hedge fund, che hanno i market maker, che hanno i professionisti, e quindi è nostro dovere di trader che affrontiamo in maniera professionale, non amatoriale, non dilettantesca il mercato, avere questa visione. Io vi prego di includere, e lo potete fare con tutto il materiale gratuito disponibile sul sito, il market profile e poi i video live, i corsi, i seminari che faremo, di includere il market profile nella vostra metodologia, perché voi lo vedete da questo seminario di un'ora che stiamo facendo, come in un colpo d'occhio, in un attimo, hai la visione del campo di gioco, le strategie da implementare, vedi quello che vedono i market maker, vedi quelli che vedono le persone che ne sanno. È sempre importante, io dico sempre per l'altra parte della barricata, non lamentiamoci, non ci sono congiure, nessuno è cattivo nel mercato, è solo riuscire a comprendere quello che stanno facendo quelli che ne sanno. E voi capite che uno strumento di questo tipo ci dà a colpo d'occhio, in un attimo, proprio così, la situazione. È uno strumento fantastico. Vedrete che chi avrà la pazienza e la voglia di implementarlo non se ne pentirà assolutamente, perché dà una visione del mercato da reali professionisti. Non andate sul mercato bendati, non andate sul mercato senza sapere cosa sta succedendo a livello di market profile. Quindi ripeto, voi vedete che una giornata come oggi, io da stamattina vedo l'initial balance, prevedo che sarà la giornatina cicciotta dove, diciamocelo, succede molto poco. Poi è chiaro che tutte queste giornate hanno delle categorizzazioni, dei nomi, e li potremo vedere poi col tempo nei vari corsi e seminari che faremo su questo, ma di base il concetto l'abbiamo capito in un attimo. La giornata bella ciccia, dove il range è limitato, non su niente, si va di operatività swing. Non vado a cercare il breakout che magari non verrà, poi magari viene, però capite che è meno probabile. Noi facciamo previsioni ma ragioniamo unicamente in termini di probabilità. Guardate ieri, io vedo l'initial balance a colpo d'occhio, vedo una rottura dello stesso, un'accelerazione, area a basso volume, rigetto di quest'area dei prezzi, movimento sul basso, volume, accettazione dei nuovi livelli più bassi di prezzo, capite? Quindi ci sono tantissime informazioni che possiamo trarre in un attimo
dalla visione e dall'interpretazione del market profile. Per esempio, qua in fondo vedete che c'è poco volume, questa è un'area a basso volume, quindi c'è stata una discesa, il prezzo è sceso, qua è diventato troppo basso, rigettano, arrivati cioè i compratori che hanno poi, d'accordo con i venditori, accettato questo livello prezzi. Capite come noi già in un'ora oggi abbiamo dato una profondità di visione al mercato, anche penso a chi non sapesse niente del market profile, unica e veramente. Quindi io cosa farò stasera e per domani? Mi andrò a segnare le aree a basso volume, insieme ai supporti e resistenze tradizionali, comprendete? Andiamo a segnarci le aree a basso volume, andiamo a segnare ad alto volume e lo facciamo in un colpo d'occhio, capite che adesso né blu non servono più, perché cam, in un secondo vedi tutto. Posso andare indietro nel tempo quanto voglio, io ho tenuto molto a questo discorso storico, perché è assurdo che ci siano dei software che ti danno 3 giorni di storico, che rendono lo strumento completamente inutilizzabile, perché? Perché vedete che io qua sotto so che c'è ad esempio un'area a basso volume, qua c'è un'area a basso volume, qua sopra invece c'è del volume, allora quando area ad alto volume dico rallentamento, quando vedo un'area a basso volume dico rigetto. Lo vedete il mercato, è come vedere il campo di gioco, usiamo il paragone sportivo dall'alto, hai una visione degli schemi e questo è quello che fanno i professionisti, ok? Spero veramente di avervi presentato, nei limiti poi di tutto quello che è successo oggi, crash del computer e quant'altro, però il market profile. Adesso vediamo un pochino le domande. Quindi se adesso sblocco le domande, avete domande, chiaramente facciamole e sarò lietissimo di rispondere. Non sarà l'ultimo video live sul market profile, anzi, se siete d'accordo, dedicherei la prossima puntata, che è una prossima, andiamo a vedere che non mi ricordo, sul mio sito, Seminari Proste Online Webinar, qua ci sono tutti gli appuntamenti video live. Allora, ogni giorno alle 15, un quarto d'ora insieme, ok, l'analisi del mercato e verrà incluso l'analisi utilizzando il market profile anche nell'appuntamento delle 15. Poi abbiamo il 26 febbraio, quindi settimana prossima, didattica VT5, un altro live, se è d'accordo parliamo di market profile, sempre gratuitamente, non ci facciamo pagare perché? Perché è importante che questa cultura, la cultura dei professionisti del trading, arrivi a tutti, anche ai trader privati. Questo è uno dei motivi per cui io da un anno mi sto prodigando, anima e corpo, nella diffusione del market profile. E tutti questi contenuti sono gratuiti, quindi andate sul sito, tutto sul market profile, non vi viene chiesto neanche un euro, e avete quintalate di materiale gratuito, miei articoli, il manuale di 300 pagine del BOT, seminari online eccetera, per poter imparare a usare questo strumento fantastico, questo strumento che vi dà una visione del mercato che avete capito essere unica, che avete capito essere indispensabile, e per questo io tengo assolutamente a che voi, ed è una vostra responsabilità di trader professionisti, perché tali dovete essere, non dobbiamo improvvisare niente, di implementare il market profile. Ed è tutto gratuito, ci tengo a sottolinearlo perché io veramente quando ho scoperto questo market profile ho voluto che lo strumento, quando mi sono accorto che non era diffuso in Italia, arrivasse ad essere conosciuto da tutti i trader privati. Ok? Questa è veramente una missione, direi quasi, perché? Perché è importante che noi trader privati vediamo quello che accade, tra virgolette, sopra le nostre teste, o meglio che accadeva sopra le nostre teste, perché adesso, grazie a tutto questo, stiamo passando dall'altra parte della barricata. Ok, andiamo avanti. Allora, dicevamo le domande velocissime, perché come sempre, allora, una piccola operazione che si sarebbe potuta fare con le indicazioni di ieri. Allora, le operazioni, il market profile non dà segnali a livello operativo compra-vendi, ma ti dà, spero che di essermi spiegato, una visione del campo di gioco. Poi tu l'entrata e l'uscita te la basi sul tuo metodo, il ritracciamento, minga ritracciamento e quant'altro. Io però, sapendo che c'è un'area ad alto volume, so che se domani il prezzo mettiamo sale e poi riscende, qui avrà un rallentamento, per esempio nell'area dei 34.000, e non è un'informazione da poco. Se c'è una zona a basso volume, se il prezzo scenderà domani qui così ai 33.5, so che o verrà immediatamente spinto, cioè fa tic-tac, subito, bam,
una botta fortissima, oppure l'area a basso volume cancellata e c'è accettazione. Chiaro, non ti dà l'indicazione, ma dà operativa che tu trai dal tuo metodo, ma ti dà un'informazione del campo di gioco. Tu qui vedi, come a San Siro per dire, o allo stadio, il campo dall'alto, vedere il campo dal terzo anello, non so se riesco a spiegarmi, vedi come sono messe giù le pedine e capite perché il trader privato senza la conoscenza del market profile viene sistematicamente gabbato, perché tu sei qui dentro nel casino e non vedi che cosa c'è sopra la tua testa, perché sei qua dentro col tuo prezzetto, il tuo indicatorino che serve relativamente a poco, se non hai una visione del campo di gioco. Quindi il market profile va abbinato alla vostra metodologia, non è una cosa da usare da sola e si abbina perfettamente, perché lo vedete molto bene anche da questo campo visivo, ti dà la visione del campo di gioco, ok? Questo è l'utilità. Allora, sembra una conferenza contro gli altri software? Assolutamente no, non è una conferenza contro gli altri software, è soltanto, a parte che ringrazio Francesco per la critica che è sempre benvenuta, io quello che dico è semplicemente che ci sono altri software che forniscono il market profile, o meglio dei surrogati, dei succedani del market profile, però offrendo soltanto 3 giorni di storico. Questa secondo me è una cosa assolutamente inevitabile, perché lo strumento diventa inutilizzabile, basta. Ci sono altri software invece che forniscono il market profile, ma che costano moltissimo. Allora, qui lo scopo del gioco non è dar ragione a chi, perché, ripeto, e lo capite, la gran parte del materiale a disposizione sul market profile è assolutamente e totalmente gratuita, si tratta solo di cercare di diffondere questo strumento e siccome come trader noi abbiamo il dovere di controllare i costi, perché è un nostro dovere, allora dobbiamo nel cercare la piattaforma, il software e quant'altro, cercare il miglior rapporto qualità-prezzo e soprattutto cercare un software che ci dia queste. E siccome avere lo storico è essenziale, io lo sto dicendo perché nel momento in cui dobbiamo scegliere è giusto averlo. Allora ci sono dei software come, non ho difficoltà a dirlo, Market Delta, che è dedicato al market profile, anzi ve lo indico perché è sicuramente uno dei migliori in assoluto, è un software che costa di base, poi vari mercati eccetera eccetera, $120 al mese ed è un software ottimo, software perfetto sul market profile. Voi andate su marketdelta.com, ve lo guardate, avete anche il free trial, quindi la prova gratuita 15 giorni, ti dà una visione del market profile assolutamente professionale, vedete, questo qua è market, però costa di base $120 al mese, più i vari mercati, quindi nessuno è contro gli altri software. Io, a me preme unicamente che voi utilizziate il market profile, se poi usate il market delta, tanto meglio, però nello scegliere, scegliete degli strumenti validi. Scegliete degli strumenti che, per i soldi che date, vi diano quanto promesso. È solo questo. Ok, Francesco? Spero di aver risposto al tuo interessante appunto. Allora, ne parlerò a Roma il 3, ovviamente. C'è una, chiamiamola tournée, un roadshow usato, andiamo a vedere insieme, in tutta Italia, da marzo ad aprile, che coprirà varie città, Roma, Firenze, Bologna, Bari e quant'altro. E ovviamente ci sarò io, organizzato con Intesa 3, Visual 3, eccetera, e parleremo ovviamente anche del market profile, ci mancherebbe altro. Potete iscrivervi anche qui gratuitamente e parleremo del market profile. Andiamo avanti. È previsto lo sviluppo di formule per il system, tutto si può fare ovviamente, quindi se avete delle idee, se avete delle proposte, scrivetele. E si può assolutamente implementare il discorso trading system anche col market profile. La somma di più giornate, ottima domanda. Allora, un utilizzo del market profile è quello di sommare più giornate, cioè invece di, cioè pur mantenendo il discorso daily, cioè ogni profilo vale per un giorno solo, si possono, diciamo così, accrocchiare più profili. Questo è l'utilizzo settimanale che si fa. Ad esempio, io accrocchio, sommo 5 profili e vedo il profilo per tutta la settimana. Questo si può sicuramente fare ed è chiaramente l'utilizzo del market profile su time frame più ampi. Il market profile è sempre solo daily, con incrementi di mezz'ora. Grazie a chi mi ha fatto questa
correttissima e interessante domanda, però si può andare su time frame più ampi accrocchiando, detto male ma spero di essermi spiegato, più profili in uno solo. Questo è l'utilizzo settimanale, questo è l'utilizzo mensile, ma il core rimane ogni filo giornaliero e incrementi di mezz'ora. Posso spiegare in due parole il mercato swing? No, mi spiace con Maurizio, ma è un discorso molto molto lungo, comunque avremo modo di parlarne. I volumi sono indietro nel tempo, quanto sono attendibili? È chiaro, ottima domanda, che un volume indietro nel tempo è meno attendibile di un volume recente, ma voi capite che qui c'è gente, ecco il volume nel tempo quanto è attendibile, che magari è long da 36.500 e non è uscito, ed è lì che soffre, ed è lì che aspetta che magari il prezzo torni a volume 36.500, qualcosa lì succederà, quindi anche il volume molto indietro nel tempo è un volume che ha senso, meno di quello recente, ottima domanda, ma ha senso perché? Perché sappiamo che ci sono persone che hanno ancora la posizione aperta e quando e se il prezzo tornerà a questa zona qualcosa faranno e creerà, lo capite, creerà una resistenza o un supporto. Nei grafici che vanno avanti 24 ore bisogna visualizzare tutto il periodo? Sì, assolutamente, ottima domanda, grazie mille ragazzi, siete stupendi, mi piace perché vedo che avete capito veramente una cifra di roba. Allora, guardiamo l'S&P 100, questo va avanti 24 ore, quindi c'è una divisione come nel Forex che viene fatta, nel Forex alle 11 mattina, 11 di sera, non mi ricordo, orario GMT, per quanto riguarda l'S&P 500, vedete, questo qua va avanti 24 ore, ogni blocco sono 24 ore, quindi sì, nei grafici che vanno avanti 24 ore si visualizza tutto il periodo, però c'è la possibilità di fare uno split, cioè di dividere il profilo in più profili, intendo dire che nell'ambito delle 24 ore, ma anche delle 8 ore di mercato aperto in Italia, tu hai la possibilità, ad esempio, guardiamo il P500, splittare il profilo e andarlo a dividere nel profilo che è la mattina europea, può essere un'idea, e fare un altro profilo per la mattina e pomeriggio americano. Quindi per i grafici soprattutto molto utili come l'S&P 500 Future che va avanti 24 ore abbiamo la possibilità di dividere il filo in più sottoprofili, altra cosa utilissima. Come si visualizza ragazzi, poi lo vedremo quando verrà implementato, si chiama distribuzione tick, quindi molto velocemente farete clic destro, parametri e scegliete qua candele, minga candele, dispersione tick, ok? Perfetto, e così viene visualizzato il vostro market profile. Non è ancora disponibile in versione beta, tra pochissimo lo sarà, e poi per tutti. Chi volesse la beta, andate su info, ultime versioni di VT, ultima versione in beta test, e lì vi viene permesso di scaricare la beta. Sa quando Traderling fornirà il flusso dati CME? Allora, il CME su Traderling dovrebbe essere una questione di giorni. E purtroppo non sono disponibili delle date, ma so che è una cosa veramente ormai a brevissimo tempo, avete visto anche il market profile sembrava non arrivare mai, è arrivato. Teniamo presente che in questo periodo sono state introdotte numerosissime novità, il grafico N-Tick, il grafico N-Volume, il market profile e quant'altro, quindi il lavoro è veramente tantissimo e presto arriverà anche il CME e l'Eurex appunto disponibili per tutti. Tra pochissimo quindi il market profile sarà disponibile in beta test, ringrazio veramente per i complimenti e anche per le critiche intelligenti come quella della persona prima, sono sempre benvenute. A questo proposito vi ricordo che se volete scrivermi andate sul sito, profte su Google, quindi per tutte le domande a cui non riesco a rispondere stasera ci sarà il video live di settimana prossima e poi mi potete tranquillamente e senza problemi scrivere in email, l'email è qui così, Pietro, questo sono io, Fottina, c'è l'email, c'è tutto. Ok, andiamo avanti. L'area di rigetto può essere considerata supporto resistenza? Certamente, solo che l'area di rigetto, area a basso volume, è supporto resistenza nel senso che deve, se il prezzo arriva qui, essere immediatamente rigettato, mentre le aree ad alto volume sono supporto resistenza nel senso che se il prezzo tornerà qui, prevediamo un rallentamento, quindi qui rigetto, quindi tipo TUM via subito oppure cancellata, nelle aree ad alto volume invece ci aspettiamo un rallentamento. Nella visione di insieme, più giorni,
I colori servono a qualcosa? Certamente servono tantissimo, perché noi sappiamo che la mattina, guardiamo ad esempio il grafico che va avanti 24 ore, è rossa, poi diventa verde, poi diventa blu, poi diventa viola, quindi noi, abituandoci a questa sequenza di colori, abbiamo modo a colpo d'occhio di vedere lo sviluppo della giornata, quindi molto utile. Allora, 11 marzo, non ho capito, allora vi ringrazio per aver partecipato a questo appuntamento, siete stati veramente gentilissimi voi a partecipare, spero di aver sollevato il vostro interesse in questo strumento e ripeto, per qualsiasi cosa potete scrivermi in email, lo trovate sul sito, oppure settimana prossima, sempre alle 18, abbiamo il market un altro video live che ovviamente dedicheremo a questo punto a tutte le domande che dovessero sorgervi, è martedì 26 febbraio alle 18 sul market profile sempre con me, e ancora tutti i giorni alle ore 15 un video live quotidiano di commento ai mercati dove ovviamente andremo a introdurre quotidianamente l'analisi del market profile e non c'è niente di meglio che vedere tutto in pratica applicato. Veramente vi ringrazio. E sono contentissimo, si sente, ma sono contento perché a mente so che oggi abbiamo uno strumento che veramente aiuterà tutti noi a fare trading molto meglio e in maniera molto più profonda.